Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parliamo degli iniettori, nello specifico andiamo a smontarli, facciamo una revisione generale e una leggera pulizia e procediamo al rimontaggio. Bene, a questo punto togliamo il relico degli iniettori. Prima però per lavorare meglio, anche perché devo scollegarli lo stesso, vado ad allentare questo dado in modo tale da alzare questi tubi d'acciaio che vanno al collettore di aspirazione. Allentiamo i due dadi da 10. Tiriamo leggermente. Siccome fanno fatica a togliersi, tolgo il rail prima e dopo vediamo di riuscire a staccare gli iniettori una alla volta. Per smontare l'iniettore da rail c'è questa linguetta, basta aprirla e tirarla verso l'alto. Cioè l'ultimo che non vuole venire via e noi col cacciavite lo togliamo. Eccolo là, ecco qua, è rimasto l'oringa dentro, togliamolo subito. Bene, quindi rail, le metto sui dadi così sono sicuro di non perderli, come al solito. Adesso togliamo gli iniettori, in teoria tirando e facendo questo movimento dovrebbero stancarsi. Eccolo qua. Qua ragazzi, urge una bella revisione. Vedete come sono sporchi. Vedrò di farvi un video dedicato. Provvisoriamente, finché non ho gli iniettori pronti, vado a inserire dei pirotini in carta, così sono sicuro che non va dentro della sporcizia. Bene, primo passo da fare per pulire gli iniettori, ovviamente è andare a togliere gli O-ring. Quello di tenuta sulla testata e quello di tenuta sul rail. Con un cacciavitino andiamo con delicatezza, tanto poi questi comunque andranno cambiati, quindi non li recupero. Cerchiamo di toglierli e poi procediamo al lavaggio esterno. Mettiamo da parte gli O-ring. Io in casa non ho una vasca ultrasuoni, quindi dovrò andare di solvente e una spazzolina per pulirli all'esterno. Diciamo che a me all'esterno interessa poco la pulizia, l'importante è che sia pulito l'interno dell'iniettore. Quindi adesso vado a prendere un po' di benzina, voi potete usare quello che volete, insomma, a me insomma interessa di sgrassarli per bene. E gli diamo una pulita. Bene, il prossimo passo sarà quello di andare a soffiarli molto molto bene in modo da togliere tutto il solvente che è sopra. Bene, a questo punto vi serve una macchinetta professionale dal costo proibitivo. No, scherzo, adesso vi faccio vedere come fare. Allora, io faccio in questo modo. Voi siete liberi di fare come volete, se affidarvi ai professionisti, che è quello che vi consiglio. Attualmente in questo periodo da me sono tutti in ferie, in vacanza e io non ho tempo da aspettare che tornano. Quindi mi sono munito di una bottiglia dell'acqua leggermente frizzante della Conad, che è fondamentale per fare questa operazione, che servirà per contenere il liquido che usiamo quando l'iniettore spruzzerà. Posizioniamo l'iniettore in questo modo. Per simulare il rail andiamo a utilizzare un tubo per carburanti. Questo è da 10 bar di pressione massima, al quale verrà infilato la parte superiore dell'iniettore. Si incastra in maniera perfetta. Ecco fatto, in questo modo.
All'iniettore vado a collegare due morsetti, due faston che ho già isolato, stagnato, isolato con la termoristringente in modo tale che non possano andarsi a toccare, e collegandoli alla batteria questi simuleranno il funzionamento, l'impulso che arriva dalla centralina, diciamo, che lo farà aprire. A questo punto ho preso parte della bottiglia dell'acqua nella vaschetta, in modo che contiene gli spruzzi. Poi vado a mettere una parte del filo, lo incastro sul polo positivo di una batteria. Con l'altra mano tengo il negativo e, come sentiamo, l'iniettore scatta. Sentite? E lo lasciamo qua. Dobbiamo insomma cercare di non lavarci, ecco. Lasciamo così, oppure ci conviene direttamente inserirlo in una bottiglia che vado a recuperare. Sul tubo che, diciamo, è collegato all'iniettore, mettiamo il solvente. Potete mettere pulitore per corpi farfallati, pulitore per iniettori. Vedete voi, io non vi dico cosa uso perché è un segreto professionale. Comunque su internet ci sono tantissimi solventi, pulitori per iniettori. Fate come volete. Potete usare anche il petrolio lampante o petrolio bianco, perché è un solvente potente, però che non va ad attaccare le parti in gomma. Vedete un po' voi cosa usare. Quindi mettiamo dentro il solvente, pistola dell'aria, e con una mano soffiamo e con l'altra apriamo l'iniettore. Non serve soffiare potentissimo, eh. Avete visto? Così ripetiamo per tutti e quattro gli iniettori. Bene, allora abbiamo i quattro ring, questi qua più piccoli, che vanno sopra dove va collegato il rail, e i quattro o-ring più grossi, quelli che vanno sotto, che vanno montati sulla testata. Quindi adesso procediamo andando a montare gli o-ring. Per fare questa operazione ci aiutiamo con un filo di grasso siliconico. Allora, mettiamo una puntina di grasso, giusto da sporcare un pelo l'o-ring, non c'è bisogno di fare chissà cosa. Montiamo l'o-ring sopra, ecco. Questa rondella verde deve stare sotto, cioè, visto da così, l'o-ring deve andare sotto la rondella verde. Ecco fatto il primo, è a posto. Adesso andiamo ad inserirli nella testata, basta solo schiacciarli. Una volta montati gli iniettori, procediamo con i rail. Poggiamo prima gli iniettori. Assicuriamo che siano tutti appoggiati, diciamo,
questo modo, poi schiacciamo. Una volta posizionati a mano, andiamo a fissare i due dadi. E per ultima operazione andiamo a fissare la molletta che ritiene l'iniettore. Va inserita. Vediamo se riesco a farvi vedere proprio finché la inserisco. Allora l'appoggiate sul rail, la molletta. Schiacciate finché si incastra, finché la linguetta va ad inserirsi sul rail e tiene fermo l'iniettore. Ecco, per capire quando la linguetta è nella sua posizione deve andarsi ad inserire nell'apposito alloggiamento sull'iniettore che vi sto indicando con la freccia adesso. Bene, anche per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In tal caso lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati nei contenuti. Se ne avete voglia lasciatemi pure un commento, magari se avete qualche suggerimento da darmi o avete visto magari che ho dimenticato qualcosa. Vi invito a dare un occhio anche in descrizione perché vi lascio i link utili come i prodotti che ho utilizzato per fare i video, i vari ricambi oppure se avete bisogno dei manuali. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!